Il Teramo mette sul piatto le strategie per rafforzare la squadra da consegnare presto a Bruno Tedino. In tutti i reparti ci sarà non una rivoluzione ma quasi. E per la zona mediana del campo la società biancorossa tratta due nomi su tutti. Il primo è quello di Antonio Vacca, 29enne napoletano di proprietà del Parma ma che nell'ultima stagione ha giocato nelle fila della Casertana. Ingaggio pesante quello di Vacca ma che il diavolo conta di ammortizzare parecchio grazie all'ausilio della società gialloblu per assicurarsi quello che dovrebbe essere nelle intenzioni l'erede di Mattia Proietti destinato la Ternana. Vacca ha grandissima esperienza in Lega Pro, ha giocato prevalentemente in piazze calde e porterebbe, oltre che alle geometrie sul campo, anche quel temperamento che servirebbe per un torneo complicato che sia nel girone B o in quello C. Personalità e qualità dunque per la zona nevralgica del terreno di gioco in cui il Teramo vorrebbe riportare anche Carlo Ilari che dopo due stagioni in biancorosso con due salvezze conquistate nell'ultimo anno ha militato nella San Benedettese. Ilari garantisce prevalentemente quantità ma anche inserimenti in zona gol. Con il rossoblù ha imparato a giocare a supporto dell'unica punta ampliando dunque il proprio raggio d'azione. Ma non basta perché il restyling potrebbe essere anche tra i pali e in questo caso Tedino vuole esperienza. Ha chiesto infatti espressamente il portiere Matteo Tomei, 34 anni che con il tecnico ha difeso i pali e il Pordenone prima di passare alla Vispesaro, che gli ha consegnato la maglia numero 1. Questo inevitabilmente, con Lewandowski ancora sotto contratto, potrebbe ridurre le possibilità di Luis Gomis che si sta ancora curando dopo il terribile infortunio che gli è occorso contro l'Albino Leffe. L'allenatore ha fatto delle richieste esplicite al direttore generale Andrea Iaconi e al presidente Franco Iachini, che ieri hanno di fatto trovato l'accordo per la permanenza di Cappa e Piacentini in biancorosso, mentre nel pomeriggio è stata ufficializzata l'iscrizione al prossimo campionato. Girone B o girone C è ancora presto per saperlo. Quello che è certo è che il prossimo ritiro sarà a Celano e non più a Rivisondoli e partirà qualche giorno più tardi rispetto a quanto previsto. Invece del 15 luglio, la truppa biancorossa partirà il 20 e rimarrà nella Marsica fino a Ferragosto, anche per permettere i lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Bonolis e l'installazione dei seggiolini così come richiesto dalla Lega Pro per il torneo 2019-2020 che, qualora il diavolo riuscisse a centrare gli obiettivi di mercato, vedrebbe un Teramo molto rinnovato. Mancherebbero solamente gli attaccanti, ma quello della prima linea sarà tema da affrontare con dovizia di impegno e particolari solamente nei prossimi giorni.